Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessiland News. Come sapete, Tessiland è sempre alla ricerca di nuovi accessori, di articoli che diano un tocco di unicità a tutte le vostre creazioni. E quindi nella nostra categoria bijou non potevano mancare questi piccoli accessori, ma che doneranno un grande tocco di stile a tutti i vostri bijou. Stiamo parlando delle forme in metallo. Andiamole subito a scoprire insieme e poi vedremo tutti i dettagli. Ecco qui le nostre forme in metallo in tutte le loro varianti. La prima che vediamo è la goccia, abbiamo poi l'infinito, il cuore, la foglia, il rettangolo, il cerchio, la luna, il rombo e ovale. Disponibili in diverse misure che vedete tutte riportate sul sito e che vi permetteranno di adattarle bene ad ogni progetto. Le forme in metallo avranno una forma squadrata, questo per facilitarne la lavorazione, come ad esempio l'avvolgimento del filo, ma anche per offrire un'estetica più moderna e minimalista. Ma soprattutto la caratteristica di questi accessori è la loro leggerezza. Sono infatti pensati per offrire il massimo del comfort, sia per la lavorazione ad esempio di orecchini, ma anche per collane o bracciali. Tante varianti disponibili, quindi davvero potrete scegliere quella che più si adatta meglio al vostro progetto. Pensate anche magari di mixarle tra di loro, ad esempio il cerchio, la foglia o la luna creeranno un bellissimo effetto di movimento ed eleganza, magari su una collana un po' più allungata. Queste forme in metallo sono perfette per essere rivestite, quindi pensate ad esempio al Lumina, disponibile anche lui in diverse dimensioni, quindi Lumina 6, 9 o 12, o perché no, abbinati magari ad un filato dello stesso colore, quindi magari un Lumina argento, o abbinate semplicemente ad un cordino colorato senza alcun rivestimento. Queste forme saranno perfette per essere utilizzate per la creazione di orecchini, magari anche nelle forme più piccoline, ma pensate anche alle collane, che siano lunghe o corte, o a bracciali. Ma non solo, potrete infatti utilizzarle anche per abbellire magari degli accessori, come quelle che sono delle cinture, o perché no anche gli accessori home decor, bajour o ai lampadari, che sono fatti con lavorazioni a macramè. Applicando queste forme potrete creare un bel gioco di luci ed ombre, abbellire delle pochette più eleganti, oppure anche per creare dei portachiavi o applicazioni da abbinare alle vostre creazioni. Quindi non vi resta che mettervi all'opera e scegliere quella che preferite. Come sempre vi ricordiamo di condividere con noi le vostre creazioni sul nostro gruppo ufficiale Tessiland o sulla pagina Meglio di Maglia taggandoci. Vi ricordo anche dei nostri social Instagram, TikTok, Pinterest, e non dimenticate di attivare la campanella qui su YouTube così da non perdere nessuna novità. Io vi aspetto al prossimo Tessiland News, ciao!